Qualche giorno fa vi ho annunciato la nascita della YouTuber League, il nuovo campionato di YouTube Italia. Ma ora è il momento di presentare meglio la struttura e soprattutto la prima partita di questo nuovo torneo. Signori, bentornati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti in questo video storico per il mio canale. È una grande occasione, come ogni grande occasione che si rispetti, siamo in camicia, tutti acchittati perché dobbiamo far finta anche di essere delle persone serie. YouTuber League, il 10 agosto sul mio Instagram è uscito questo post in cui vi ho annunciato la nascita di questo nuovo campionato a 6 squadre e parleremo anche del numero delle squadre in questo video, ma soprattutto della struttura e, come vi dicevo prima, della prima partita. Non vi presenterò tutto il calendario in questo video perché lo sveleremo volta per volta dopo ogni evento singolo che ci sarà. Detto questo, prima di partire vi ricordo un po' di cose molto rapide. La prima è che ci sentiamo domani su DAZN perché riparte la stagione in Liga oltre che nei vari campionati in questo weekend e io commenterò Valencia-Girona su DAZN alle 19:30, quindi ci sentiamo lì. Poi vi ricordo ovviamente di supportare questo canale iscrivendovi e attivando la campanellina, ovviamente seguitemi anche su Instagram. Ma adesso veniamo a noi, è stata un'estate caldissima con la seconda edizione della YouTuber Summer Cup, vinta poi alla fine dall'Inter, ma ricca di sorprese, di colpi di scena, di polemiche e comunque di massimo supporto da parte vostra. Quindi vi ringrazio in questo video e a proposito di YouTuber Summer Cup, nei prossimi giorni vi regalerò anche qualche contenuto extra, come i gol più belli o magari, fatemi sapere qui nei commenti se li volete, i gol sbagliati un po' più clamorosi, che fa sempre molto ridere. Ovviamente taglierò i miei. Ma comunque adesso è tempo di pensare alla stagione, che sta iniziando e noi in questi anni vi abbiamo sempre fatto compagnia durante la stagione con i derby. E quindi il primo grande passo, il primo grande cambiamento che abbiamo voluto fare per la stagione è stato provare ad importare nello stile dei derby degli youtuber le squadre che avete già visto e che sono già esistenti nella YouTuber Summer Cup, e quindi le classiche 6: Roma e Lazio per quanto riguarda le due romane, Milan e Inter per quanto riguarda le due milanesi e poi ovviamente Juventus e Napoli. Ed ecco già la prima parentesi da aprire: perché solo 6 squadre? È una domanda che mi avete fatto in tantissimi sotto il post e anche in privato. Allora, 6 squadre possono sembrare effettivamente poche, però bisogna fare le cose, almeno dal mio punto di vista, con logica e a step. Ecco, il nostro step in questi anni ci ha portato ad aumentare dalle sole Roma e Lazio iniziali alle due milanesi e quindi Milan e Inter, a Juve e Napoli che avete tra l'altro solo visto nella YouTuber Summer Cup, e quindi a 5, non ancora a 8, e quindi dal mio punto di vista sicuramente in futuro un obiettivo chiaro, concreto, è quello di inserire l'Atalanta, la Fiorentina e mille altre squadre, magari, perché no, anche di fare un campionato a 20 squadre. Solo che ad oggi, e questo è semplicemente impossibile, per due motivi: quello economico, perché sarebbe una spesa folle e ad oggi non ce la possiamo permettere assolutamente, e poi per un motivo organizzativo, perché già così il totale delle partite è 15 spalmate su 7 mesi ed ora vi spiego bene la struttura. Se avessimo aggiunto tante altre squadre e magari fatto un girone unico, ci saremmo trovati a giocare una partita ogni due giorni ed è ancora infattibile. Quindi per il momento è così e spero di avervi spiegato un pochino anche chiaramente il perché di questa scelta, di queste sole 6 squadre, che comunque vi potrete godere in una struttura che secondo me terrà altissimo l'hype per tutto il campionato. Andiamolo a vedere. Questi che vedete in grafica sono i due gironi, gruppo A e gruppo B, anche detti gruppo del nord e gruppo del sud, perché nel primo potete vedere il Milan, l'Inter e la Juventus, nel secondo invece la Roma, la Lazio e il Napoli. Ogni squadra giocherà nel suo girone un totale di 2 partite, perché ovviamente tutte devono affrontarsi, e quindi il totale dei match alla fine sarà 6. Avremo 2 classifiche, immaginiamocele, facciamo finta che nel primo girone, quello del nord, l'Inter arrivi prima, e qui Gnabry si gratterà già, e che nel girone B sia la Lazio ad arrivare prima. Le prime due dei gironi si affronteranno in una finalissima, una finale d'andata l'abbiamo chiamata, che ovviamente ha la sua importanza perché chi vince quella partita alza la coppa, è una sorta di super derby come quello che avete visto l'anno scorso. Il tutto ovviamente si ripeterà per il girone di ritorno con dei cambiamenti, perché i punti accumulati nel girone d'andata si annulleranno, ripartono tutte da zero e quindi inizia ufficialmente un nuovo campionato da quel momento lì. E ovviamente un'altra variazione logica è che si invertiranno i campi tra le squadre che si affronteranno. Per esempio, la Roma affronta il Napoli nel gruppo del sud. Se all'andata si gioca a Roma, al ritorno si gioca a Napoli. E anche qui, al termine delle 6 partite totali, 3 per girone, avremo un'altra classifica, magari altre due prime, e quindi il Milan nel gruppo A e la Roma nel gruppo B si affronteranno in quella finalissima. Ora, ipotizziamo che la finale d'andata sia stata vinta
dalla Lazio, per esempio, contro l'Inter, e la finale di ritorno sia stata vinta dal Milan. Ci sarà la vera finale della YouTuber Summer Cup successivamente, quindi arriviamo a inizio maggio più o meno col calendario. Lazio e Milan di turno, per fare, ripeto, due esempi perché non abbiamo disegnato nulla, si affronteranno in quella partita lì e chi vincerà sarà la campione della prima edizione della YouTuber League. Lo so, c'è già una domanda che avete nei commenti. Che succede se la finale di ritorno viene vinta dalla stessa squadra che ha vinto all'andata? Per esempio, l'Inter arriva prima entrambe le volte, vince prima contro la Lazio, poi contro la Roma, ma comunque vince sempre l'Inter. Dovrebbe essere già campione? No! Giocherà comunque la finalissima. L'avversaria dell'Inter, per esempio, in questo caso, sarà la squadra che ha totalizzato il maggior numero di punti nei due gironi, quello d'andata e di ritorno. Facciamo un esempio concreto che è più chiaro. Se la Juventus per due volte non arriva in finale e l'Inter vince entrambe le finali, ma la Juventus è la squadra che ha fatto più punti in assoluto, considerando tutte le altre 5 squadre oltre l'Inter, allora deve, per merito, giocarsi la finalissima contro l'Inter e può anche diventare la campione della YouTuber League, nonostante non abbia giocato le finali intermedie. Detto questo, mi auguro che abbiate capito la struttura una volta per tutte. Se non è stato così, parola al campo, ragazzi, perché ci saranno le partite, ogni volta noi la ricorderemo, vi aggiorneremo sulla classifica, che però ovviamente deve partire da un campo nello specifico. E allora, quale sarà la prima partita ufficiale della YouTuber League? Per i più svegli non è una sorpresa, perché vi ho parlato dei derby e noi ci siamo sempre un po', no, adattati al calendario vero. E quindi la prima partita della prima edizione della YouTuber League sarà la finale della YouTuber Summer Cup, Milan contro Inter. Si riparte da lì, dalle polemiche di quel torneo, con dei cambiamenti ovviamente perché è un altro sport. Quello è stato calcio a 5, era estate, c'era la YouTuber Summer Cup, c'era una coppa in palio. Qui ci sono 3 punti in palio, si riparte da zero e ovviamente con la rivalità di sempre, perché Milan e Inter, quando hanno giocato contro, ci hanno sempre regalato non solo spettacolo ma anche tante polemiche. Ricorderete il derby 3.0 con il caos Pirla SV, le polemiche con lo Zoccolo Duro, con Lazza e molto altro. Ovviamente, trattandosi di struttura da derby degli YouTuber, ci sarà l'evento dal vivo al quale potrete partecipare ovviamente gratuitamente e poi il video su YouTube in un giorno a ridosso del vero derby, ma che ovviamente scoprirete poi su Instagram. Per il momento vi posso dire che l'evento di Milan-Inter sarà a Milano il 29 agosto. Non vi dico però in questo video né l'orario né il luogo esatto, perché in questo momento è uscito un post sul mio Instagram dove dovete volare e lì ovviamente troverete sia l'orario che il luogo preciso. Detto questo, signori, vi ho detto qualsiasi cosa, tutto quello che potevo dirvi in questo video per la struttura, per il primo grande appuntamento. Non vedo l'ora di vedervi a Milano, perché a Roma con la YouTuber Summer Cup ci siamo divertiti, eravate tantissimi. Adesso però, amici di Milano, dovete rispondere agli amici romani. Venite numerosi all'evento. Su Instagram, vi ricordo, scoprite esattamente il luogo e l'orario. Lasciate un like per supportare questo nuovo torneo, il primo campionato di YouTube Italia, la YouTuber League, e poi ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguitemi su Instagram, never give up, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!